Ciao Salvatore. Ciao Andrea. Allora, Salvatore, mi hai chiesto di fare questo video, però non hai detto di che cosa vuoi parlare. Però hai aggiunto che vuoi parlare un po' di tutto e quindi ti lascio campo libero. Facciamo finta che fosse un seminario che mi fate delle domande. Ma voglio prima dire una cosa. Comincio in questo modo. L'altro giorno in TV, su Focus, c'era un giovanottello, penso neanche 30-35 anni, di primo pelo, che ha osato spiegare i trulli di Albero Bello. Parlava, diceva un sacco di stronzate. Ora voi non immaginate che un giovane di questo, di primo pelo, che ha soltanto letto dei libri dove altri stronzi come lui hanno scritto le stesse cose, parlavano e volevano spiegare l'esistenza dei trulli perché erano stati fatti come per esempio i nuraghi di cosa lì, La Sardegna. della Sardegna e come per esempio tutti si affannano a dire come sono state fatte le piramidi, a cosa servono le piramidi. È inaudito, è orribile, perché se voi avreste sentito e registrato tutte quelle persone, quegli eruditi dell'antico Egitto che hanno parlato delle piramidi, dicono cose totalmente diverse l'uno dall'altro. Portano più confusione alle menti delle persone e farebbero meglio a stare zitte. Ora questo ragazzo che ha letto qualche libro, purtroppo è come medici. I medici non è che hanno testato le malattie e hanno capito come vengono. E quindi hanno la capacità di debellarle. Loro tamponano momentaneamente perché non sanno quale sia la causa. Di nessuna malattia sanno qual è la causa. Perché tutti coloro che vanno da loro e poi gli chiedono: ma perché mi è venuta questa cosa? Beh, la scienza ancora non ci è arrivata. Ma che, e voi dove siete arrivati? Ma che ci state a fare? Dopo 30 anni mi raccontate le barzellette, magari quelle dei carabinieri che camminano a coppia, uno legge e uno scrive. Ma stiamo scherzando? Quindi, non lo so, mi vengono in mente queste cose vedendo questi video, vedendo questa gente che parla, questi ragazzotti che vogliono spiegare questo o quell'altro. Poi addirittura ci sono a Marsala quando viene Linea Blu, ci sono persone che spiegano il vino e ti fanno tutte diventano come si chiamano? Sommelier. Eh? Sommelier. Sommelier, tutti diventano così, non sanno quello che dicono perché neanche sanno gustare il vino, eppure sono messe lì a guadagnare soldi perché qualche deputato, qualche onorevole, qualche ministro, qualche figlio di puttana l'ha messa lì. E ti dicono un sacco di cazzate, si fottono i soldi nostri. C'è un qualcosa di strano. E allora io vi dico questo, ragazzi miei. Vi parlo di fatti non reali, ma che sono veri. Per poter parlare di quelle cose che io per adesso ho tappato, toppato, tappato, non lo so. Bisogna passarci prima. Io ho fatto fare 40 giorni di digiuno dopo che li ho fatti io, ma prima mai mi sarei permesso di farlo fare perché non sapevo cosa sarebbe successo. Quando ho visto che io non sono morto e che ho capito tutto l'iter dei 60 giorni, dei 40, dei 30, dei 20, dei 10, di tutti quelli che ho fatto durante la mia vita, ho detto se non sono morto io non morrà nessuno. E allora ho cominciato a farle fare pure a voi. E nessuno di voi è morto con me.
con gli altri non lo so, o da sole, da se stesse, non so cosa combinano a 2000 km di distanza. Quindi, e allora parliamo di qualcosa di ben più profondo, qualcosa che ha a che fare con l'istinto, il linguaggio primordiale, a che fare la nostra natura e noi stesse. Un giorno un discepolo disse a un maestro: maestro, perché io non riesco a capire il mio cane? Come devo fare per capirlo? Il maestro lo guarda, gli fa un sorriso e gli dice: beh, un modo ci sarebbe, anzi due. Davvero, maestro? Sì, il primo, non so se lo comprenderai. Poi il secondo, non potrai metterlo mai in alto. Perché, maestro? Perché ancora hai una mente lineare, sei piccola. Non comprendi, non capisci. Ma dimmi qual è il primo. Beh, se tu vuoi capire il tuo cane, diventa cane. Maestro, ma si può diventare cane? Certo che si può diventare cane. Ma Francesco d'Assisi l'ha fatto. Parlava con gli uccelli, con il lupo di Gubbio, e gli ha obbedito. Parlava con gli animali, parlava con l'acqua, sorella acqua, sorella, fratello sole, sorella terra, sorella aria. Parlava con i quattro elementi, parlava con Dio. Perché? Perché aveva il linguaggio primordiale. Tutto lo abbiamo. O meglio, l'avevamo. A noi ce l'hanno tolto. Ma possiamo riacquistarlo. Francesco l'ha riacquistato. Altri l'hanno ricevuto da bambini. I miei figli, Elio e Selene, Sol Moon, cioè Salomone, mio figlio Elio è Sole, mia figlia Selene è Luna, Sol Moon, Salomone, è il sigillo che io porto addosso, il sigillo di Salomone. Loro parlavano da bambini lingue straniere a entità che vedevano qua dentro casa mia. Testimonianza di mia moglie e mia, che le abbiamo ascoltate, e di una bambina che si è fatto spiegare quello che non ha voluto dire a me. Quindi noi abbiamo questa possibilità o di parlare il linguaggio primordiale non solo con gli animali, ma con i pesci, con le foreste, con gli alberi, con i fiori, con gli alimenti che mangiamo, eppure con le pietre. Sono fatte tutte di atomi e di idrogeno come siamo fatti noi, o di materia organica o di materia inorganica. Ma negli atomi c'è l'informazione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. C'è Dio e la mente di Dio là dentro. Per questo l'argilla, che al radium al 100%, ti può ricreare da un osso spolpato la carne e la pelle e la peluria. E ti fa miracolo, come le ho fatte io a gente che era in gangrena e gli volevano tagliare i bracci e i piedi. Come fanno? Medici che hanno studiato 30 anni a fare questa oscenità, a distruggere la vita delle persone. Come mi hanno tolto a me, io le ho guarite tutte. Turiddu non si deve arrabbiare. Turiddu se potrebbe li ammazzerebbe di botte, l'hanno rovinato, gli hanno rovinato la vita di un ragazzo meraviglioso, andate a vedere le mie fotografie. Così ero io da ragazzino e da adulto. Ora non sono più niente. Sì.
Ma realmente, ci potresti dire perché le nostre cellule invecchiano? Ne ho parlato, ho dato piccola informazione. Vi voglio dare qualcosa di più grande. Vedete? Voi sapete che cos'è un microcosmo e cos'è un macrocosmo? No. Allora mettiamolo in questo mondo. In questo modo. Si dice a livello esoterico o a livello teosofico o altre cose che noi come corpo siamo un microcosmo e che dentro di noi c'è tutta l'esistenza dei sistemi solari micro, delle galassie micro, degli universi micro. A quanto sembra ora si sono scoperti altri tipi di universi in una sfaldatura dell'eternità. Quindi continuano ad esserci universi come ci sono le n dimensioni, cioè dimensioni immense, infinite. La nostra esistenza è in dimensione, noi non riusciamo a percepire con il nostro cervello tridimensionale queste parole, queste frasi, n dimensioni, n universi e così altre cose. Noi non conosciamo noi stessi, vogliamo conoscere prima di tutto Dio e l'universo, conosciamo prima noi e poi conosceremo Dio e l'universo. Ebbene, dentro di noi ci sono pure cosmi. E noi siamo il corpo panteistico di tutte queste cose incredibili nel micro. E com'è? Il centimetro. Dal centimetro si va al chilometro, dal chilometro si va al micro chilometro. Perché il centimetro è fatto di 10 mm, di 100 mm. E così via giù. Non so se sbaglio, se sono 10 o se sono meno. 10, 10. 10 sono, di 10 mm. E così nel micro nostro delle misure, se andiamo al milionesimo di millimetro, al miliardesimo di millimetro, così nel macro. Ora, così siamo noi. Noi siamo un corpo panteistico micro. Ma siamo dentro un altro corpo panteistico, che tutto quello che noi vediamo attorno come macrocosmo, di universi, di galassie, di cosmi e di corpi panteistici degli dei, come noi siamo miliardi di microcosmi, ci sono miliardi di macrocosmi. Noi li chiamiamo dei. Negli antichi commentari occulti, o nelle antiche tradizioni, in quello che noi chiamiamo non storia, ma la chiamiamo preistoria. Si parla di queste cose. Cioè voi non lo sapete perché non vi interessa saperlo. Voi vedete Giage, sentieri, perdete addirittura migliaia e milioni di puntate, ma non vedete i miei video, non li ascoltate quelle parole che dico nei miei video. E quindi succede questo, che noi siamo come un macrocosmo, c'è come un microcosmo, c'è il macrocosmo attorno a noi siamo dentro il macrocosmo. Ora, ragazzi miei, se per esempio i soli esplodono, ascoltatemi bene,
i soli esplodono e diventano delle nove e diventano delle nebulose, e da queste nebulose rinascono di nuove stelle e altri pianeti. Che succede dentro di noi? Nel macrocosmo succede questo continuamente. Nell'immensità, forse giorno per giorno, succede questo. Ma noi perdiamo un sacco di cellule. La stessa cosa avviene dentro di noi, l'esplosione di una cellula. Ma noi ci hanno tappato tutto. Come hanno evitato che noi potremmo rigenerare i nostri arti perduti, ci hanno tolto questa possibilità e questa informazione nel nostro DNA, così pure per le cellule. Ma come ho detto in altri casi, perché muore una stella? Perché non ha più idrogeno, non ha più vitalità. Una stella muore perché non si trasforma più in calore, in energia, va in implosione. E quando esplode diventa una nuova e ricrea altre vite. La stessa cosa succede a noi. Perché una cellula in vita? Anche se dopo 6 mesi ci sono cellule nuove. Così succede nel cosmo. Invecchia perché perdiamo la forza coesiva. Cioè in un certo modo, similmente, per analogia, perdiamo l'idrogeno come una stella e collassiamo. E la cellula collassa e noi invecchiamo e moriamo sonzi che non siamo altro. Ma noi avremmo tutta la possibilità del potere, della supermente, di cui io ne ho parlato nel mio trattato, la pietra filosofale. E ho detto che noi abbiamo il potere, come quello delle quattro forze della natura, cioè della superforza che è composta di quell'energia che noi facciamo nell'esplodere le bombe atomiche, energia forte, energia debole, quella che hanno le galline pure dentro il loro atano, nel loro corpo, dove c'è la possibilità di trasformare il calcare in calcio, attingendo agli elettroni periferici. Si chiama fusione. Abbiamo la capacità dell'esplosione nucleare e della fusione nucleare. La fusione nucleare noi potremmo utilizzarla per poter fare grandi cose, ma a noi non interessa questa. Interessa quella che distrugge l'atomo, che lo frattura, che lo frantuma, che fa uscire tutte le forme disgregatrici di energie, raggi a gamma, alfa, gamma, beta. Gli alfa gamma sono distruttive, penetrano pure il nostro corpo e lo distruggono. Gli altri entrano per un determinato centimetro o 10 o quelli che siano, e quelli alfa addirittura con una copertura che noi possiamo avere non entrano, non penetrano. Ma al di là di questo, tutto quello che succede nel macro succede dentro il micro. Noi non comprendiamo e noi non facciamo niente per salvaguardare il nostro corpo e cercare che le nostre cellule non perdano l'energia vitale, non perdano la forza energetica e stiano sempre vive. Attraverso la nostra mente noi possiamo farlo. Ma scusa, Sai Baba, come mi disse un macellaio che è andato lì per guarire sua sorella da un cancro al cervello, stette 7 giorni senza che Sai Baba gli ha parlato, l'ha guardato in faccia. Ma lui guardava la vecchietta prima di avere l'ASRAM, quando era all'inizio, è successo che aveva una pendola piena d'acqua di 5 litri e metteva 1 chilo di riso e con una paletta di legno rimestava. E faceva così, e faceva così. Poi prendeva le ciotole con un mestolo, lo riempiva e la dava ai commensali. Da prima erano 40, poi erano 100, poi erano 150, poi c'erano sempre gente che veniva
e lei prendeva sempre col maestro e con le cose che lavava, di quelle che mangiavano, e dava sempre lo stesso riso agli altri. Quando questo macellaio di Castelvetrano gli sono girate le palle, si alza e va a vedere la pendola, era piena. È impazzito. Non è possibile. A questo punto Antonino Cranches, il fratello di Bettino, socialista, lui se n'è andato a vivere da Baba, gli disse: te ne puoi ritornare a Castelvetrano. Dice: ma non ha guardato mia sorella, non l'ha guarita. Dice: tu vattene, lui sa quello che ti dice. Beh, appena arrivata subito a Castelvetrano, gli ha fatto l'attacco e non c'era più il cancro, non c'era più niente, era guarita. Senza guardarla, si può curare a distanza, come diceva Gesù, come dicono gli esseni, senza neanche toccarti. Questa è divinità, questa è gioia. E così, se sono capaci, come Gesù, di trasmutare tutti quei pani e quei pesci, di aumentarli, di moltiplicarli, figurati se la supermente è capace di riorganizzare una cellula da morta quasi a viva. Anche perché nelle trasformazioni noi abbiamo questo potere di disgregare un atomo e riaggregarlo come vogliamo. Una forma la possiamo far diventare un'altra forma, la modelliamo, la modifichiamo, tutto materia. Specialmente idrogeno e elio sono le basi principali della nostra vita, della nostra esistenza. Beh, vedete, se il vostro sistema immunitario è pulito, voi potete comunicare col vostro DNA e dirgli: vogliamo la ristrutturazione del nostro corpo. Ma non è che sedendo lì cominciate a ciarlare, a dire un sacco di cazzate e parlando delle cose del mondo. Questo vi dissipa l'energia, ve la toglie e non vi permette di guarirvi e curarvi come dovreste. Quindi dovete trattenere l'energia dentro di voi, interagirla, e far sì di poter comunicare adesso che state pulendo col vostro DNA e col vostro sistema immunitario, e dire al sistema immunitario: di a papà DNA che io voglio il corpo ristrutturato, sto facendo sacrifici enormi, ti prego, sistema immunitario mio. Prima ti avevo messo da parte, ti avevo distrutto con le mie porcherie che ho mangiato. Adesso sono pulito e ho capito, ti chiedo perdono. Beh, il DNA, che è Dio dentro di noi nel microcosmo, comunica all'RNA, che è Hermes, il messaggero. Vedi che il coglioncino vuol vivere, vuole la ristrutturazione. Vai dai geni e comunica a loro. E allora Hermes, il messaggero, va dai geni e dice: il coglioncino vuole vivere, che facciamo? Ah, apriamo bottega e cominciamo a creare proteine, sali, minerali, enzimi, oligoelementi, vitamine e altre cose, così che il coglioncino si possa riprendere. Beh, i geni non sono gli unici che lavorano. Loro mettono in funzione le cellule staminali che riorganizzano gli organi. Loro mettono in funzione la somatostatina, la melatonina, contro cancro, tumore e altri acciacchi. E per i dolori mettono in funzione le endorfine, le morfine naturali. Che vogliamo più di questo? È come se una casa la dà in mano a un grande maestro di ristrutturazione e dopo 6 mesi ritorni dentro quella casa e non la riconosci più, perché è meravigliosa.
prima era piena di merda, piena di tutte sporcizie, sei dovuta scappare. Ci siamo o non ci siamo? Benissimo. Possiamo dire, se non avete niente da propormi, che anche questo video l'abbiamo chiuso, ma non avete detto niente voi. Il seminario finisce così. Chiudi. Grazie, Salvatore. Grazie.